Allora, riprenderemo un pochino in sintonia con gli ultimi due incontri che abbiamo fatto in questa sala. E sempre vi invito, come prima cosa, nel limite della vostra possibilità, delle vostre capacità, a essere presenti, il che vuol dire che mentre ascoltate, mentre siete qua, anche mentre fate gli esercizi che vi proponiamo ogni volta, portate a volte l'attenzione dentro le vostre scarpe, al contatto tra i piedi e le scarpe. O se siete scalzi tra i piedi e il pavimento. Accorgetevi dei piccoli suoni che vi accadono intorno. Altrimenti concettualizzate tutto troppo e fraintendete il senso di questi incontri. Un insegnamento spirituale non è mai un insegnamento che dà delle informazioni che non sapevi prima. Non mi voglio montare la testa, ma in un certo senso un insegnamento spirituale è una trasmissione, non un'informazione. C'è una persona che mi diceva, mi ha montato anche la testa, no? Mi diceva che cose belle che hai detto. Pensa che ho sentito una persona che vede due vite e le ripete, no? E mi fa piacere, io non ho nessun copyright, no? Tuttavia questa persona mancava di un fatto, le parole dette non sono così importanti. Io vi ringrazio di questo, ma non vi voglio offendere, ma se voi prendete le parole che dico io e le ripetete, potrebbero non avere lo stesso potere. Quindi vedete, non c'è nessuna copia. Potete ripetere anche quello che io dico, ma la forza di quello che viene detto non è nelle parole che lo dicono. E chi di voi può capire non ha bisogno di troppe parole, appunto. Quindi usiamo le parole, ma non siatene schiavi. Per non essere schiavi delle parole, ripeto, portate ogni tanto l'attenzione al contatto tra i piedi e il pavimento, o tra i piedi e le scarpe che portate. Oppure conoscendo la pratica di presenza che già abbiamo introdotto, braccialetto, orecchino, ciondolo, respiro, cose semplici. Questo fare in modo che non viene trasformato tutto in un concetto mentale, in un'informazione spirituale, ricordatevelo. Chi è più presente può ricevere. Ma non lo dico, vedete, sentendomi chissà cosa, ma lo dico consapevole di certi meccanismi. I click interiori non si fanno mai capendo delle cose, si fanno avendo conoscenza, cioè l'etimologia della parola, coscienza di quella cosa. Quindi se una persona vi trasmette delle belle parole, delle informazioni, non farete nessun click. E invece noi qui vogliamo, uso questa parola, no, senza montarci la testa, farvi fare, invitarvi a fare dei click che generino liberazione interiore, non informarvi su qualcosa. Questo però non sta solo a me. Sta anche a te, alla qualità con la quale sei qui seduto. Ripeto che nessun insegnamento spirituale, purtroppo oggi c'è un grande cianciare, come direbbe Manzoni, su internet e così, no? E le persone continuano a pensare che si tratta di dire le cose giuste, magari le cose che qualcun altro non ha detto, no? Ma dopo il Buddha e Gesù, come puoi pretendere di dire altre cose? Sei un illuso, no? Dopo grandi maestri, ne ho citati solo due, potrei citarne tanti altri. Cos'altro c'è da dire? Non c'è da dire qualcos'altro. C'è invece da far vibrare antiche verità in tempi moderni. E questa vibrazione non è basata sulla parola, ma sulla presenza. Quindi, se voi non siete presenti, se anche chi parla fosse presente a un alto livello, tu non potresti ricevere questo e potresti ricevere solo le parole. E in quelle parole non faresti dei click. Non salteresti oltre, non genereresti una maggiore liberazione in te, al contrario ti si appesantisce la capoccia perché ora sai più cose. E come sempre mi trovo a dire, già ne sai tante, ne sai anche troppe. Dovete sapere che ogni tanto mi arrivano delle mail o dei messaggi assurdi dove la gente mi dice tutto quello che sanno. Noi abbiamo bisogno di decondizionamento, di risveglio, non di sapere altre cose spirituali. Questo lo attuiamo. Da chi parla, ma anche a chi è qui presente, con la qualità con la quale siete presenti. Non illudendomi che dobbiate prima essere dei Buddha, date importanza all'ascolto e alla presenza in piccole cose. Ripeto, piedi nelle scarpe, li ascolto. Mi accorgo di un cane che abbaia lontano. Non porto l'attenzione solo alla mente che vuole concettualizzare tutto. Quando avete concettualizzato, le cose dette smettono di vibrare.
e se smettono di vibrare, smettono di avere un effetto profondo in voi, perché si fermano la testa senza scendere nella pancia. Quindi non date importanza alle cose che vengono dette, ripetetele pure, non avranno nessun potere se siete dei salami. Non vi dovete offendere. Abbiamo bisogno di nuovi maestri, di nuovi iniziati. Uso questo linguaggio giocosamente, di nuovi cavalieri Jedi. Non abbiamo bisogno di persone che sappiano più cose spirituali, se ne parla fin troppo. Occorrono persone che siano su un livello più alto. E a questo proposito vorrei chiedere a Jack di proiettare questa bellissima frase di Krishnamurti. Guardate che bella questa foto e questa frase, che anche è girata grazie a Milarepa, detto Ottavio perché non tutti sanno che è Milarepa, su Facebook. Leggiamola insieme. La più alta forma di intelligenza umana, dice umana perché ce ne sono altre forme, ce ne sono forme più alte di quella umana, ma adesso non voglio parlare di questo, ma non a caso dice umana, ok? La più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare. Che cosa abbiamo considerato intelligenza? Forse se avete un figlio pensate che è intelligente se va bene a scuola, o se date retta alla società e al suo livello preistorico di evoluzione di coscienza, vi si dirà che l'intelligenza, il quoziente di intelligenza, che viene barbaramente misurato facendo delle operazioni matematiche, che personalmente amo in quanto matematica, fisica, eccetera, però è sciocco e sbagliato. Perché? Perché una persona intelligente avrà sempre bisogno di problemi da risolvere per sentirsi tale. E che cosa farà? Li attirerà. Se voi convincete un bambino che è intelligente se risolve dei problemi, quel bambino crescendo attirerà problemi, non equazioni derivate integrali, ma in casini con la moglie, litigi col figlio, il capo ufficio che non capisce niente, perché inconsciamente, per dimostrare che vale, inconsciamente ha bisogno di problemi da risolvere. Ma la vita non è un problema da risolvere, vero? Chi di voi conosce un po' di filosofia? Io l'amo molto, ma anche non l'amo per niente, soprattutto la filosofia moderna. Si sarà accorto che i filosofi moderni trattano la vita come un problema da risolvere. Vi siete accorti? Non servono grandi citazioni, neanche le amo. Però pochi si accorgono che chi risolve quel problema non è più felice di chi non l'ha risolto. Quindi la chiave deve essere un'altra. I mistici ci dicono che la vita non è un problema da risolvere, ma è un dono meraviglioso da scartare, di cui gioire, no? Chi dei due è più profondo? Se siete nella mente vi sembrerà più profondo il filosofo, perché penserete un dono da scartare, ma che è una cretinata per bambini, invece è un problema da risolvere, vedi che profondità che c'è qui dietro. E invece Krishnamurti ci dice un'altra cosa, vedete? Guardate attentamente, se Krishnamurti ha ragione, la più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare. Io amo tantissimo quest'uomo, è meraviglioso, è un grande maestro che non è mai salito in cattedra, è bellissimo, è un portatore della nuova coscienza, gigantesco. Se questo è vero, vuol dire che una persona intelligente sarà una persona amorevole, compassionevole, che trasmette le proprie comprensioni agli altri. E non sarà uno che risolve problemi matematici o che magari con intelligenza fa i soldi e se ne frega del mondo. Cioè, se leggete in profondità queste parole, l'intelligenza presuppone un certo grado di condivisione. Quando io risolvo un problema matematico, la condivisione che posso avere al limite è fa copia a quello meno bravo. No? Prendi, tieni, te do la soluzione. Invece qui parliamo di una condivisione elevata, diciamo di una vibrazione, una comprensione, che sempre più sta svegliando il mondo e cui tanti già vibrano in sintonia, anche tra qui le persone presenti, no? Osservare senza giudicare, mamma mia. Oggi parleremo di questo e ci riagganceremo a quello che l'altra volta so che ha creato un po' di... mi ha mandato una mail un prete, no?
e quando abbiamo parlato del sia fatta la tua volontà, no? Io vi ricordo che quando leggo il Vangelo non lo leggo dicendo che chi lo interpreta in un altro modo sbaglia, ma soltanto mi permetto di dire che potrebbe essere sbagliato volerlo interpretare in un solo modo. Ecco, non voglio dire che la mia interpretazione è più giusta di altri, voglio solo dire che potrebbe essere talmente grande da avere infiniti modi di essere trasmesso e non pensare che uno sia giusto e tutti gli altri siano sbagliati, il che secondo me è intelligenza. Perché non c'è dietro un giudizio che dice il mio è meglio del tuo. Ok? Bene, già che tutto questo ha un potere decondizionante, vorrei invitarti a considerare, a pensare, da ragazzo, forse da bambino, da bambina, che cosa hai pensato essere l'intelligenza. E se non sia il momento di lasciar cadere quella vecchia idea. No? Sapete che da fisico amo tantissimo Einstein, no? E a me pare che Einstein sia in sintonia con le parole di Krishnamurti, perché non solo ci ha dato la teoria della relatività e delle cose meravigliose, ma anche delle sue profonde intuizioni sulla vita, che ha condiviso con tutti, no? Chi conosce le biografie di Einstein capirà subito quello che voglio dire, non servono citazioni e cose un po' noiose. Quindi se vediamo delle persone veramente intelligenti, già che questo ha a che fare con non osservare le cose senza accanimento, senza giudizio, senza aver bisogno di dimostrare qualcosa, questo non può non diventare una condivisione, diciamo così, di una certa vibrazione elevata. Allora, l'amore e l'intelligenza non possono essere disgiunti. Quante volte avete sentito dire, quella è una persona buona, è solo un po' stupida. Non è intelligente, però ha un grande cuore. Allora Krishnamurti sbaglia, perché le due cose sono separate. Oppure sbagli tu e sei legato a un condizionamento di intelligenza come una cosa piuttosto rozza, preistorica, di vecchia coscienza. Io non voglio interpretare queste parole perché sono infinitamente oltre me, però vorrei invitarvi a vedere la grandezza che c'è nella semplicità. E vi invito a leggere queste parole, a farle entrare un attimo nella pancia, nel profondo, perché forse non genera vera intelligenza, ma lascia cadere la falsa intelligenza, il che è più importante ancora. Leggiamole di nuovo insieme. Prima, per favore, sposta tutta la tua attenzione nel tuo pollice destro della mano. Ho detto destro, qualcuno si è toccato l'orecchio, ho detto pollice destro, gioca, leggero. Ora porta la tua attenzione al piede sinistro. Stai nel piede sinistro, sentilo da dentro. E ora siamo andati a destra e a sinistra, ora vai al centro, non ti preoccupare, e sposta l'attenzione al naso, alla punta del naso. Senti la punta del naso. Presenza, semplicità, accorgiti della punta del naso, non pensarla, sentila. Ora per favore chiudi gli occhi e accorgiti dei piccoli rumori che ti circondano, la ventola del proiettore, le ventole sul tetto, qualcuno che si muove. Quindi a occhi chiusi, ricevi queste parole senza concettualizzarle troppo, lasciale scendere. La più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare. Apri gli occhi e poggiali su questa foto molto bella di quest'uomo meraviglioso. Ricevila in silenzio, come quando sei davanti a un quadro. Ti ricordo, che i click interiori sono guidati non dal capire delle cose, ma dalla interiorizzarle profondamente queste cose. Quindi queste interiorizzazioni sono per noi fondamentali, molto importanti.
La scorsa volta vorrei riprendere un po' dei punti che penso essere abbastanza importanti. Abbiamo parlato, iniziato a parlare di potere. Abbiamo visto, se lo avete visto, perché non posso vederlo io per voi, che c'è una grande illusione nel mondo come potere, come forma di realizzare ciò che tu desideri. E abbiamo visto il diffondersi tantissimo di questi insegnamenti che non sono neanche spirituali, io li chiamo di prima elementare, perché quello è il livello di coscienza delle persone, ecco perché la gente dà così importanza, del potere di realizzare i tuoi desideri. Io non ho niente contro di questo, ma ho fatto notare che i grandi mistici hanno sempre insegnato un'altra cosa, e cioè che esaudire i tuoi desideri non ti rende felice, ma ti rende dipendente dal desiderio. Se non lo vedi, per te non funziona. Se tu annuisci perché lo dico io, per te non funziona. Funziona solo per chi lo vede. È buono lasciar cadere, è buono. Sei bene. Fai con calma, spero tutto bene. Carina giacchetta cinese. Ho fatto notare questo, ho fatto notare come persone che continuano a inseguire i propri desideri siano schiavi del desiderio stesso. E ho citato uno dei grandissimi maestri che amo molto, il Buddha, che invece ci invita a liberarci dal desiderio. Domanda: posso liberarmi dal desiderio se tutta la mia energia va nel realizzarlo, nell'attuarlo? C'è qualcosa che genera una grande liberazione in me, e questa cosa non posso darla io. Non voglio neanche, non posso, per fortuna. Purtroppo e per fortuna, deve essere una tua conquista unica, interiore, tua. Vedere profondamente che realizzare ciò che il mio ego vuole non mi rende felice. Questo in genere inizia ad accadere a persone che sono spiritualmente mature. E oggi vi farò vedere, vi inviterò a vedere, perché non sta a me farvi vedere, scusate, ho sbagliato, vi inviterò a vedere che questo non può prescindere dal sia fatta la tua volontà. Tuttavia, se non siete attenti e se non avete un po' di profondità, probabilmente vi arenerete molto presto e farete più click col computer che con la vostra consapevolezza. Ma se anche pochi facessero pochi click, per me non sarà comunque tempo perso. Quindi per ora voglio invitarti a tornare al discorso del potere, far cadere l'illusione che il potere è realizzare ciò che io voglio e invece riportarti l'attenzione a quello che abbiamo detto l'altra volta, e cioè che il potere è allinearsi a qualcosa di immensamente più grande di me. Allora, in un certo senso, è mio potere, ma non è il mio potere. Vi ho fatto anche notare, con esempi quasi banali, per cercare, diciamo, di facilitare i meravigliosi click interiori, che per aprire la chiusa che tiene un fiume con una diga è necessario aprire la chiusa. E per aprire una tenda non bisogna essere il sole. Che cosa vuol dire? Che se io apro la tenda di una finestra, per far entrare il sole, non devo essere io il sole. Questo vuol dire che il potere non è fare ciò che io voglio, perché non è me, non è neanche mio. E di fatto i veri poteri elevati, assolutamente, forse ti sembrerà brutale quello che dico, non danno nessuna importanza al tuo desiderio. Potrebbero distruggere la tua vita per attuare quello che è voluto più in alto. Ma in realtà quel potere non distrugge nulla della tua vita, distrugge solo ciò che nella tua vita è disallineato affinché questa discesa accada attraverso te.
Questo genera, in qualche modo, la sofferenza diversa da una persona che è un salame, un broccolo, ma la sofferenza dei mistici, che la vita dei maestri o dei mistici sempre ci hanno raccontato. Quindi un'anima che è allineata, ma non in maniera totale, con una volontà superiore, è un'anima che per canalizzare quella volontà superiore avrà delle sofferenze. Ritorniamo all'esempio che abbiamo fatto prima. Ora useremo dei film e delle immagini magari più semplici. Per aprire una tenda io ho bisogno di poca forza, ma aprendo quella tenda entrerà un potentissimo sole, immensamente più grande della leggera forza necessaria per aprire la tenda. La vedi questa immagine? Stai seguendo? Questo è un potere piccolo ma immenso, perché nella sua piccolezza permette all'immenso di entrare nel piccolo. Quando questo inizia ad attuare, non a parlarne, non a pubblicarlo su Facebook, non a scriverlo su WhatsApp. L'altra volta una persona mi ha scritto una mail, io non le vedo quasi mai, scusate, perché sennò vi passo la vita davanti al computer, e ringrazio gli amici che le vedono per me, però ogni tanto me ne rigirano qualcuna. E questa persona mi ha scritto: ti assicuro che sono sveglio. E io gli ho fatto notare che il bisogno di assicurarlo era segno di non esserlo. Tu che dici? Lui mi ha risposto: forse hai un po' ragione. Io non voglio aver ragione, ma è totalmente così, non è un po' così. Ti assicuro che sono sveglio. Ma secondo voi una persona sveglia ha bisogno di assicurarlo, di dirlo, di scriverlo? Non avrà solo silenziosamente bisogno di condividerlo con gli altri senza mettere dei poster? Che cos'è questo? È segno di una persona che ancora vive sulla propria volontà e non gli è accaduta una volontà superiore grazie alla mano che ha aperto la tenda. Molte più persone, ne parlavo oggi con gli anziani, diciamo, di pratica della scuola a una scuola, molte più persone, quando dovranno incontrare qualcuno, penseranno, si chiederanno: com'è la mia aurea? Che cosa sto emanando? Quando incontrerò quella persona, che effetto avrò su di lei? Nella vecchia coscienza nessuno se lo chiede. E tutt'appiù la domanda è: come stanno i miei capelli? Sono vestito bene? Piacerò a quella persona? Oppure, se si tratta per esempio di un capo ufficio, che cosa dirò? Pensa a quello che devo dire, pensa a quello che farà bella figura o che mi permetterà di guadagnare di più. O magari se vado a trovare un malato, penso anche volendogli bene alle cose che posso dirgli per consolarlo. Che è bello, ma che è immaturo. Infatti il più grande effetto che noi abbiamo sugli altri è ciò che emaniamo, è la nostra aurea. Quando una persona ha un'aura elevata, non è importante quello che dirà. Non è importante. Noi diamo così importanza alle parole perché siamo dei broccoli. Se uno prende le parole che dice un altro e le ripete, che ne so, facile, apri il Vangelo e ripetilo. Pensi di vibrare come Gesù. Prendi un sutra del Buddha e ripetilo. Pensi che farei l'effetto del Buddha quando dicevo quelle parole. Diamo troppa importanza alle parole. Già che molta gente qui è pronta, ricorda questo. In futuro, e si spera che tu lo faccia fin da oggi, in futuro la gente si chiederà: che cosa sto emanando? Come sono vestito a livello energetico? Che vesti di luce ho? E non come sta la mia camicia. Capite? Allora quando andate a trovare qualcuno, quando andate a parlare con qualcuno di lavoro, voi avete un effetto potente, il che ha a che fare col potere. Ma è un potere nel quale non sareste stati davanti a uno specchio a provare le parole da dire, o stressati a provare il boccolo come sta. Capite? Allora quando arrivate avete veramente potere, ma quel potere non è vostro, quindi non ve la tirerete. Potete anche curare una camicia o un vestito, ma sarà la cornice di un quadro, non il quadro.
E una persona che ama un quadro può anche curare la cornice, ma ricorderà che è solo una cornice. Così, quando andate a parlare con qualcuno, quando andate a incontrare qualcuno, chiedetevi che cosa sto emanando. Se fino a 2 minuti fa ho tirato i pomodori a mio figlio, è meglio che ti fermi, che respiri, che ti accorgi del braccialetto, delle piedi nelle scarpe, che ti accorgi dei suoni che ti circondano. Perché altrimenti, mentre vai lì a dirgli belle parole, in realtà gli trasmetterai la tensione che non hai ancora superato del litigio con tuo figlio. Quindi faccio un esempio. Tu vai a trovare tua madre malata in un letto e in realtà le tue emanazioni sono: hai da fa, ti devi sbrigare, ti dice sempre le stesse cose. Tu vai lì, ciao mamma, in realtà non ci vorrei andare a due coglioni. In realtà a livello energetico tu emani questo. E questo fa un effetto molto potente, anche se ti metti là e ripeti le parole più belle del mondo. Quindi, in una parola, ricordatelo bene, tu incoraggi il mondo a andare nella direzione di ciò che tu emani, non di ciò che tu pensi. Quando tu emani qualcosa, quell'emanazione può vibrare sugli altri. Se gli altri non sono pronti, quella vibrazione toccherà un attimo gli altri e poi andrà via, come in un video che ora vedremo grazie a Jack e a Prem. Però qualcuno potrebbe essere, senza saperlo, più pronto. E se tu emani distacco, amorevolezza, se tu emani veramente un modo che ti spinge a voler vedere gli altri più felici, senza dover decidere che cosa voglia dire per loro, tu, anche se dirai le cose più sceme del mondo, tu avrai un effetto potente sugli altri. Ecco perché un iniziato non dà molta importanza a ciò che si vede e dà molta importanza a ciò che non si vede. Ma non lo fa sentendosi chissà che o salendo in cattedra o dicendolo agli altri. Lo fa nella stanza segreta. Lo fa e basta. Silenziosamente, potentemente, come autentico trasformatore, incoraggiatore, sostenitore della nuova coscienza. Vi prego di guardare questo video. Questo diapason vibra ad una frequenza ancora diversa. Strano. Da dove viene il suono? Qui abbiamo solo 2 diapason con la stessa frequenza naturale di vibrazione. Quando percuoto questo, esso mette in moto le particelle d'aria circostanti. Le particelle d'aria in movimento colpiscono quest'altro diapason col ritmo giusto per metterlo in vibrazione. Le vibrazioni del primo diapason hanno fatto vibrare anche il secondo. Ecco un altro esempio dello stesso fenomeno. La corda della chitarra vibra quando la pizzico. Qui abbiamo 3 diapason che vibrano a 3 frequenze diverse. Sembra che questo diapason produca lo stesso suono della corda di chitarra che ho pizzicato. Ciò significa che vibrano entrambi con la stessa frequenza naturale, cioè sono accordati. Mettiamo ora un pezzetto di carta su ogni corda della chitarra. Sappiamo che questo diapason è accordato con una delle corde della chitarra. Ecco, ora tu sai perché ciò è avvenuto. Siccome vibrano entrambi alla stessa frequenza naturale, il diapason ha messo in vibrazione quella particolare corda. Si è capito. E grazie Bodhidharma. Se io ho 2 chitarre vicino, una bellissima è qua che sarà poi suonata dal nostro musico, e pizzico la corda di una chitarra, la chitarra vicino che non è stata pizzicata vibrerà esattamente della frequenza della chitarra della quale io ho pizzicato la corda. Ok? Il diapason che avete visto, se gli date una martellata, amorevolmente, il diapason farà vibrare anche un altro diapason che non è stato martellato. Salto qualche ottava. Di chi è l'illuminazione?
di chi riceve la martellata o di chi vibra a quella frequenza anche se non ha ricevuto l'illuminazione. Vi siete mai posti domande del genere? Se qualcuno nella storia dell'uomo ha ricevuto una martellata, diciamo così, se vibra altre frequenze, un diapason a fianco, ricettivo, aperto, intelligente, nel senso che Krishnamurti ci ha raccontato, potrà ricevere la stessa esperienza anche se non è la sua. Ma è giusto dire che è di quello che ha ricevuto la martellata? Non è una supercazzola, eh? Ponetevi domande in alto e diventerete esseri alti. I centri commerciali e la televisione vi rincoglioniscono, vi tengono sempre solo a farvi domande stupide e tali diventate. È possibile che io riceva l'illuminazione senza che io sia l'illuminato? Sì o no non è importante che voi diate sì, no o lo scrivete su un foglio. Riceveterlo nella pancia, fate dei click interiori, perché tutto potrebbe essere meno faticoso di quello che ci è stato detto. Allora, se così fosse, la comprensione è lo strumento di accordatura. Devo comprendere, non devo fare lo sforzo di illuminarmi. Altra domanda, può essere che lo sforzo di illuminarmi mi mantenga in una situazione di non illuminazione? Se sei la prima elementare, no. Illuminati, impegnati, metti tutto te stesso. Ma se superi gli elementari, sì. Perché? Dite che bello il cane che abbaia. Una parte di noi è qui per fare un sacco di cose, no? Ma un'altra parte di noi si incarna per sentire un cane che abbaia, per accorgersi di una nuvola, senza dover fare cose straordinarie. Quindi accorgetevi, è bellissimo. Io desidero qualsiasi cosa, una donna con le tettone, una macchina col motorone, un conto in banca con un gran numerone, potrei andare avanti molto, un fidanzato con un bel cosone, insomma, ok, la faccio breve, perché se no, questo l'ho percepito da te, mi arrivava come energia, senti, che diavolo succede? Sta scherzando. Attenzione alle vibrazioni del diapason, eh? Ora, io desidero, attenzione bene, io desidero l'illuminazione, Dio, la trascendenza. Vedete, sebbene l'oggetto di desiderio sia diverso, il meccanismo di desiderio è lo stesso. Allora, è possibile che io mi illudo di dover desiderare la realtà spirituale, l'illuminazione, il risveglio, ma che non fa alcuna differenza? Se tu invece continui a desiderare la villa con piscina, la Lamborghini, eccetera, sei soltanto uno schiavo del desiderio. È possibile che questo non faccia vibrare e accordare il diapason? Eppure, scusate, non si offenda nessuno, per favore. Sapete che io sono laureato in fisica e mi sono specializzato nella laurea magistrale proprio in meccanica quantistica, in teoria e in fisica teorica, che amo tantissimo, no? Ma continuo a sentire gente che all'insegna della meccanica quantistica, che non ha studiato, ci continua a dire che noi dobbiamo costruire la nostra realtà. E se fosse una grande illusione che dobbiamo superare sorridendogli, se io costruisco la mia realtà, sarò nella mia realtà, non sarò nella realtà condivisa, perché la mia e la tua sono separate. Questo vuol dire che più io mi impegno a costruire la mia realtà, più mi sto impegnandomi a separarmi dagli altri.
chiudermi in una bolla in cui io vivo la mia realtà e tu vivi la tua realtà. Domanda, cosa accade due bolle quando si toccano? Ed è quello che accade nelle tue relazioni. Relazioni con le persone, ma relazioni anche col denaro, col lavoro, con gli animali, con le nuvole, con l'incarnazione. Relazioni in senso ampio. Ora, portate l'attenzione a questo. Guardate attentamente, per favore. Quando parliamo di Vangelo, lo facciamo in maniera libera e laica, ognuno potendo appartenere a qualsiasi credo religioso. Lo vediamo come uno strumento. Allora, riprendiamo questa frase che un pochino, penso che non sia stata molto capita nei secoli, non da te, nei secoli. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ora mi ricordo, già che ho studiato un po' di esoterismo, anche un po' alla Pescelesso, mi ricordo di Ermete Trismegisto, tre volte grande, adesso non voglio parlare esotericamente, e mi ricordo di un'altra cosa, come in alto, così in basso. È possibile che questi insegnamenti vengano da una radice comune più antica di entrambi? Allora, guardate queste due frasi. Interiorizzatele per favore, perché tra un po' vi inviterò a fare dei click attraverso questi insegnamenti meravigliosamente alti, no? Con leggerezza, ma con attenzione. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dice Gesù nel Vangelo, bellissimo. Ermete Trismegisto dice come in alto, come in cielo, così in basso, così in terra. È possibile che stanno parlando di un arcaico, unico insegnamento spirituale che nel tempo e nella differenziazione delle culture umane si è separato? Vi faccio notare una cosa, poi la vedremo un po' meglio. Dal basso in alto e dall'alto in basso. Che cosa succede se sovrapponiamo queste due immagini? Lo conoscete? È il sigillo di Re Salomone. È una delle figure esoteriche arcaiche, a mio avviso, più fraintese. Salomone non apparteneva né al cristianesimo né all'esoterismo di Ermete, cioè l'ermetismo. Eppure, in un disegno, racchiude entrambi gli insegnamenti. È possibile che noi non abbiamo intuito minimamente l'insegnamento che è dietro a questo sigillo, all'antica stella, e ne abbiamo fatto solo un simbolo più o meno di un'appartenenza a una certa religione o cosa del genere. Allora, guardate queste immagini, sono antiche tutte, quella in basso a sinistra, io non lo sapevo, sta a Roma, mi dicono Jack e Prem, e sono, lo dico nella vecchia coscienza, no? Non si offendano gli architetti presenti, sono delle decorazioni architettoniche, o forse no? No? Non vi offendete, no? Gli architetti presenti o gli appassionati di arte. Semplicemente non dobbiamo distruggere niente, ma guardare oltre, no? Guardate questi disegni. Tutti, ognuno più chiaramente, qualcuno meno chiaramente, qualcuno pure un po' distrutto, bellissimo, sono antichi, potrebbero essere modi di trasmettere insegnamenti senza parole, senza dover parlare la mia lingua. E quindi se non la parli non ti posso insegnare. Un po' come la matematica. Cara a Pitagora e a Euclide, che noi oggi ricordiamo nella matematica, ma fa ridere che li ricordiamo per un teorema, per un'equazione, e non ricordiamo che cercavano una verità impersonale nella matematica che prescindesse dalla mia personale esperienza. Io parlo quella lingua, io penso in un certo modo, ho una certa simpatia, una certa antipatia. La matematica quindi voleva portare esotericamente a una visione impersonale della realtà, dove le equazioni sono tali a prescindere da che infanzia hai vissuto tu o da quale siano le tue vite passate. Quindi la matematica, come i disegni, gli insegnamenti esoterici nascosti negli antichi disegni, volevano essere un linguaggio a prescindere dalla tua lingua, che tu potessi ricevere sia se parlavi una lingua sia un'altra, ossia se non parli nessuna lingua, magari di questa terra. Guardate lì. Guardate quel rosone a destra, che meraviglia, mi sembra anche ce n'è uno simile forse ad Assisi, oh, c'era forse,
questa è Valencia, una chiesa templare, bellissima. Sapete che le chiese templari, adesso non voglio parlare di questo incontro, sono piene di insegnamenti esoterici che noi chiamiamo grafici e disegni antichi, però non ne vediamo più l'insegnamento. Guardate questi disegni antichi e per favore ritorniamo alla frase di Gesù, gli interi insegnamenti del Vangelo, guardate che meraviglia. Allora, prima facevo notare una cosa che è in sintonia con le parole del Buddha, che ci invita a liberarci dal desiderio, no? Alcuni di noi sono stati in Oriente e ci parlano del fatto che andando nei templi buddisti quasi sempre ci si va per realizzare un desiderio. Si accende un incenso, si recita un mantra, una preghiera, c'è il monaco che ti affianca per dare più intensità a che cosa? Al tuo desiderio che si esaurisca, che si esaudisca. Scusate, ero già un ottavo più su. Ok. E questo è buono perché, proprio perché, come ho detto saltando un po' velocemente, il desiderio dovrebbe piano piano esaurirsi e dovrebbe portarti a essere sempre più libero dal tuo desiderio personale, non portarti sempre più a voler realizzare qualcosa, cioè quello che ci stiamo chiedendo. Chiedere qualcosa a Dio è preghiera. Recitare un mantra buddista affinché si realizzi quello che io voglio è l'insegnamento del Buddha. E se fosse che per secoli, come i rosoni, abbiamo visto delle cose solo come disegnini, come parole spirituali, ma non abbiamo colto il senso profondo, e ora fossimo più pronti a farlo? Vi siete accorti che lo stesso pensiero, parlando in generale del pensiero, che ha scoperto la teoria della relatività, che amo tantissimo, la meccanica quantistica, la matematica, il funzionamento di una telecamera, di un'automobile con la quale magari siete venuti qua, è lo stesso pensiero che ha generato le guerre, le cose brutali dell'umanità, è lo stesso pensiero che ha messo una religione contro un'altra a fare a gara a chi aveva più adepti, a convertire più persone possibili. Lo sapete che ci sono persone, spero non siate presenti, e se siete presenti riflettete, nessuno vi vuole offendere, che appartenendo a dei gruppi spirituali devono cercare di portarle le persone al gruppo spirituale loro, e più persone portano più sono premiati, lo sapete? Questa è spiritualità o è politica? La spiritualità è sull'individuo, sul risveglio, non su quanti siamo, ma su quale qualità vibra in noi. La quantità, ci avete mai fatto caso, non è mai dei grandi. Gesù forse non aveva 12, ma certamente non aveva migliaia intorno. Buddha, quante pensate che persone avesse intorno, i suoi discepoli vicini, quanti pensate che fossero? Perché? Perché i veri insegnamenti elevati, quando li intendiamo, riusciamo a iniziare a vibrare con loro, non sono fatti per le masse, almeno nell'epoca storica che viviamo ancora. Quindi attenzione, quando una religione è spesso più diffusa, non vi offendete, spesso è segno che ha perduto la fiamma mistica. E non vuol dire distruggerla, ma vuol dire ritrovarla. Torniamo a questo insegnamento. Sto affiancando, se siete presenti, le parole del Buddha, liberati dal desiderio, alle parole di Gesù, sia fatta la tua volontà, non la mia. Sto affiancando due triangoli che appaiono opposti, ma che mettendoli insieme danno un insegnamento completo e meravigliosamente potente. Torniamo a quello che dicevamo prima. Io desidero una supermacchina. No. Ognuno ha un desiderio particolare e io desidero improvvisamente, desidero l'illuminazione, la trascendenza. Se io desidero una cosa diversa, il meccanismo del desiderio è lo stesso. Perché? Quelli dietro vi vedono? Qualcuno mi ha scritto di stare sul palco, non mi piace tantissimo, però mi dice si vede meglio. Si vede meglio quando sto là sopra, è meglio? Ok. Allora, mentre salgo ci metto con calma. Perché è lo stesso? Allora, io desidero Dio, io desidero l'illuminazione, io desidero i chakra aperti e tu desideri un conto in banca grande. O altro. Perché tutto questo è sempre e solo per te stesso. Cioè, una cosa che ha a che fare con la tua volontà. Vedo persone che sbadigliano. Forse vi sto dicendo cose troppo banali per voi. O
forse siete voi troppo banali. State intuendo cosa c'è dietro a questo? Vedete che se lo comprendete, per voi funziona questa cosa, inizia a funzionare. Non avete più bisogno dello sforzo di far andare le cose bene. Non so se vi rendete conto di quanto tutto ciò sia potente. Ma non sta a me sta solo offrire le cose. Riproiettala per favore. Allora, qual è la differenza? Perché dico che è la stessa cosa? Perché è un mio desiderio personale. Cioè, dov'è la chiave di svolta? È nel servizio che io offro agli altri. Quindi se io mi chiudo in un tempio, tanti noi l'abbiamo fatto in altre vite, io sì, se io mi chiudo in un tempio a cercare l'illuminazione, è qualcosa che io cerco per me stesso e che io voglio per me stesso. Se tu cerchi una bella macchina, una bella casa, è la stessa cosa. Certo, puoi dire, magari se mi illumino poi farò bene a qualcun altro, ma io ti potrei pure dire, se mi faccio una bella piscina ti invito a nuotare nella mia piscina. Capito? Se c'ho un sacco di soldi e mi compro lo yacht, puoi venire con me sullo yacht. E qua cade l'asino, non cadete. E l'ego ci si ingarella. Perché la differenza è enorme, cari amici. Non intendevo te con la sedia, dico con amore. La differenza enorme è nel fatto che io sono schiavo della mia volontà. Allora, prendete queste parole che forse ricorderete. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ora vi attaccherò un piccolo missile sui piani astrali. La gente ama quando parlo di queste cose, ma non li prendete troppo sul serio, non mi date importanza per questo, no? Quando uscivo dal corpo, mi sono accorto delle differenze dei piani astrali, diciamo così, perché su alcuni piani gli esseri non mi vedevano. Se io ero presente su quel piano, gli esseri di quel piano non mi vedevano, non si accorgevano di me. Se io andavo su un altro piano, gli esseri mi vedevano e si spaventavano. Se io andavo su un altro piano, gli esseri mi vedevano e, uso questa parola che non è proprio giusta, ma la potete accogliere per ciò che è, mi accoglievano, mi sorridevano. Se io andavo su un altro piano, gli esseri mi vedevano, mi sorridevano e mi insegnavano. Qual è la differenza? Posso dirla in maniera brutale? Quando tu muori, su quale piano vai? Su quale piano già sei ma non te ne accorgi? Te lo dico io, non ti offendere. Quasi sicuramente sei sui primi due, su uno dei primi due. O addirittura non vedo certe cose, o mamma mia chi è questo? Gli altri piani? Sono i piani elevati, infatti cosa c'è? Amorevolezza, accoglienza e insegnamento, cioè condivisione. Su un piano basso sono talmente chiuso nella mia realtà che non vedo qualcosa che non gli appartiene. Non lo vedo proprio. Si dice che i primi sudamericani, quando arrivavano le caravelle, le barche occidentali, non le vedessero tanto erano lontane dalla loro cultura. Non potevano proprio accorgersi. Oppure sei visto e sei temuto. Il che, l'altra faccia, è venerato, sei una specie di Dio, però sei temuto, no? Su questi piani non esistono quelle che potremmo essere chiamate piante astrali, non vi voglio attaccare i missili sui piani astrali, cioè non vi è vita di questo tipo e la gran parte della vita è basata su zanzare, diciamo così, zanzare astrali. Sui piani più alti c'è una vita luminosa, colorata, con delle vere e proprie piante, nutrimento, musica. C'è come una musica. Sui piani più bassi c'è solo distorsione, rumore, caos. Su questi piani le persone è una parola sbagliata, si accorgono della tua presenza e ti sorridono, ti accolgono, ti abbracciano, tutti i termini relativi. Su piani più alti ti sorridono e te cazziano perché ti insegnano. È il piano dei maestri. Ed è meraviglioso. Ora, che cosa accade in alto? In alto intendendo nei piani astrali alti. Che tutto è armonia, tutto è condivisione, non devi neanche parlare. Se sei davanti a un essere, esprimi quello che noi potremmo chiamare pensiero, lo percepisci a prescindere da quale sia la tua lingua. Non serve la lingua, come nelle immagini che dicevamo prima nella matematica. In alto tutto è armonia, ma che cosa accade in basso? Guerra, tensione, distruzione. La mia religione è meglio della tua, vieni alla mia religione, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire quindi sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra?
Vuol dire che un iniziato, siete presenti? Sì e no. Ok, non vi voglio annoiare troppo. Vorrei solo farvi notare questa cosa. Tanti cercano di fare delle pratiche, e qualcuno mi ha fatto vedere pure un libro scritto da un broccolo, su come non reincarnarsi più. Torna ai triangoli, quelli separati. Altri vivono una vita soltanto basata sulla materialità. Quindi su fare soldi, crescere i miei figli, anche i figli e materialità, anche gli animali seguono i propri cuccioli. Pensare solo a me, a loro, la casa, il mutuo, la piscina, eccetera, eccetera. I cosiddetti spirituali, che non lo sono, cari amici, negli insegnamenti della coscienza che emerge, ma sono un primo elementare della spiritualità, sono qui. Vogliono scappare dal basso e non reincarnarsi più. Ok? O se volete, lo dico con un altro linguaggio, andare in paradiso e ciao bello, tu stai qua. Ok? Una volta una persona mi dice, sai, io sono un cristiano, tutta la vita sono cristiano, quindi muoio felice, perché vado in paradiso. Ma che cristianità questa? Tu rimani qua, stai pure messo maluccio, io però vado in paradiso. Questa come si chiama? Qual è il suo nome? Fuga, no? Tantissime persone all'insegna della spirituale vogliono fuggire da qui. Che cosa dice Gesù nel Padre Nostro? Una delle preghiere che veramente Gesù ha dato, non il breviario delle preghiere fatte da altri, ok? Venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Questo vuol dire qualcuno è solo qui e la sua energia è nel andare in basso, cioè vivere soltanto per le vacanze, per fare soldi, per avere una bella casa. E quasi sempre, non vi offendete perché il mio intento non è offendere nessuno, quasi sempre questi qui avranno una spiritualità di che tipo? Tipo, se sei spirituale fai soldi. Sì, le conoscete. Ok, attira la ricchezza. Gesù ha detto che puoi essere ricco quanto vuoi, ha detto uno. Fa piacere, ho detto dove? Ha detto sì, quando dice chiedetevi sarà dato, sì, ma non ha scritto denaro, soldi. Capito? Allora, quasi sempre chi è qui, guardatevi dentro per favore, chi è in questo ha un tipo di spiritualità, che tale non è, in cui cerca di attuare denaro, in cui è tutt'uno col suo lavoro. Io ne conosco diversi, ma non voglio offendere nessuno. Parla sempre di lavoro, lui è il suo lavoro, parla di spiritualità nelle aziende, sciocchezze del genere, che servono ma solo in un tempo, in seconda elementare anziché in prima. Come sarà la spiritualità di chi è di qua invece? Ascetica, vedrà tutti i peccatori. È rigidissimo nell'alimentazione, medita 18 ore al giorno, lui sa le cose giuste, è quello che ti fa sentire quasi sempre in colpa se gli sei vicino. Ora ritorniamo alla stella di Davide, al triangolo uniti, non a quelli vicini. Che cosa vuol dire questo? Tiratelo fuori dalle chiese templari, bellissime, ma cercate di cogliere un insegnamento pratico. Che cosa vuol dire? Questo è semplicemente ciò che vibra dentro un iniziato, tutti gli iniziati, di qualsiasi tradizione spirituale si siano. Questa è la loro vibrazione. Allora, torniamo ai triangoli. Quale nazioni vivono così? Scusate, faccio degli esempi perché vi do a capire. Delle nazioni dove c'è grande povertà e grande allegria, per esempio l'Africa, il Sud America, oppure dove c'è grande povertà fisica e ricchezza spirituale, l'India, ok? Dove c'è sporcizia, poca tecnologia, dove è facile ammalarsi di malattie che noi abbiamo superato da tempo. Perché tutto è uno scappare dalla vita fisica, cioè la vita fisica non è importante, è maya, ma non è capire gli insegnamenti orientali, è fraintenderli completamente. La vita non vale niente, c'è un Dio, un'illuminazione ipotetica che non sono qui ed ora.
sono altrove, io mi devo sbrigare ad andare altrove, quindi non ho importanza al mio corpo, è sporco, sono vestito male, ci sono i cadaveri per terra o su un fiume, parlando di cose reali. Oppure la gente balla mentre invece vive in posti tristissimi, in capanne, in bettole, e noi spesso pensiamo che quelli sono superiori, sono solo complementari, non superiori. Una volta una persona mi disse, sono stato in un villaggio dell'Africa, era bellissimo, nessuno aveva il televisore, e io gli ho chiesto, è una loro scelta? Cioè, se avessero i soldi starebbero senza televisore? Fate attenzione a quando sentite queste stupidaggini, ok? Perché se io non ho il televisore perché non posso avercelo, tu vai lì e dici che è bello, non ce l'hanno, perché non torni a casa e te lo togli? Tu puoi scegliere, no? Beh, non vi offendete. Come, chi sono questi paesi qua? I cosiddetti evoluti. Chi è ricco? Ricco di denaro, no? Potremmo essere anche noi in Europa, no? Quindi che si vive per il denaro, per la casa, per la stabilità economica, eccetera, eccetera, eccetera. Ritorniamo al sigillo di Salomone. Guardate attentamente. Unire le due cose. Ora ho un esempio quasi banale. Stiamo assistendo questo periodo al dramma di questi poveri immigrati, no? E che cosa fa un immigrato? Un immigrato inizierebbe, se può, venire in una terra come la nostra, fare un po' di soldi, magari lavorando, se fosse possibile, per spedire soldi a casa. Cioè, che cosa fa? Va in alto e spedisce in basso. Lo vedete? In alto a livello economico. Ok? Sto parlando di un'ottava bassa. Che cosa fa un immigrato? Va in una terra dove c'è un alto tenore di vita, che poi potrebbe non essere un alto tenore spirituale, non fraintendetemi, però c'è più denaro, e cerca di fare soldi, anche pochi, che però nella sua terra sono tanti. Se manda 500 euro, magari in Africa o da qualche parte, è un tesoro, no? Quindi, che cosa fa un immigrato? Nel migliore dei casi, lavora, si spera onestamente, e manda i soldi a casa, cioè su un'ottava più alta, che cosa sta facendo? State seguendo? Sta andando in alto per spedire la ricchezza in basso. Ora faccio un altro esempio. Un immigrato saluta la sua famiglia, i suoi figli, poi viene in Italia e non si ricorda più di averceli. Che cosa pensereste di questa persona? Te lo dico io che cosa si pensa, che è una persona spirituale. Perché ha trasceso l'incarnazione. Mi segui? C'è una persona che pensa solo ai cazzi suoi. Capito? Ah, raggiungerò il nirvana. Ma neanche lo raggiungerai, stai tranquillo. Non funziona così. È solo un bla bla bla. Perché? Perché se io penso a un immigrato che viene in Italia o in Francia, in Europa, fa i soldi e non si dimentica dei figli e della moglie che ha da qualche parte, non è una brava persona, no? Bene, per secoli abbiamo visto, sto parlando della freccia verso l'alto, la spiritualità così, come qualcuno che si sbriga a trascendere e a non incarnarsi più. Non funziona così. Nel Vangelo Gesù ci dice che questo non funziona. Capite? Ora, che cosa fa un immigrato che arriva qui, trova lavoro e inizia a mandare i soldi alla sua famiglia? Che cosa vorrebbe fare piano piano? Portare qui la sua famiglia. Cioè, su un'ottava più alta, che cosa dovrebbe fare un iniziato? Faccio un esempio di immigrazione perché è attuale, perché al telegiornale stasera, capite? Cerco di usare esempi semplici, se no con le parolone siete tutti, ah che figo che dice Biggi, ma non capite un cazzo. E ve lo dico con amore. Che cosa fa un immigrato? Cercherebbe, no, poverino, di venire qui, prima di mandare qualche soldo giù, e poi di portare sugli altri. Perché ti mando i soldi, però hai soldi, ma in un contesto dove c'è comunque si vive male, no? Se no io non sarei venuto via da lì, no? Mi sa che non seguite, cari amici. Cerco esempi semplici, ma che devo fare? Possiamo...
Mi sembra che seguite poco. Mi sembra che seguite un po' poco. Allora, torniamo alla stella di Salomone. Che cosa vuol dire? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Vuol dire che un iniziato non sarà né nello scappare dalla terra, non reincarnandosi più, insegnando agli altri come non reincarnarsi più e tutte stupidaggini simili, né si perderà nella vita qui, attaccandosi alla vita materiale, né darà retta a una falsa spiritualità che insegna a essere ricchi qui per attaccarsi ancora qui alla vita materiale. Sarà un'altra cosa che non può essere spiegata e che è la trascendenza autentica. Quindi lavora a portare su questa terra pace, benedizioni, amore, cioè a portare qui il regno e non a scappare lui nel regno. Com'è possibile questo? È un video che vuole essere critico, ma non polemico. E lo abbiamo già proiettato col bellissimo gruppo di Milano, che faremo qualche incontro a Milano, 2, 3, 4 l'anno, diciamo. E l'abbiamo già proiettato a Milano, non vuole essere, ripeto, polemico, ma critico nel senso dell'antica Grecia, cioè risvegliarci e riflettere su delle cose. Guardate questo video come presenta la meditazione. I miliardari d'oggi vengono riconosciuti come persone di successo, che grazie alla loro intelligenza hanno trovato la loro fortuna. Però dovete sapere che l'intelligenza non è tutto. Svolgere alcune abitudini è fondamentale per iniziare una carriera di questo tipo. Il 76% di loro dedica almeno 30 minuti al giorno per mantenersi in forma. Fare attività fisica ti permette di ottenere il doppio dei risultati durante l'intero arco della giornata. Infatti, un imprenditore che conduce una vita malsana ha meno energie e meno capacità di mantenere la concentrazione per più tempo. I miliardari praticano qualsiasi attività fisica, dallo yoga alla scalata, dalla corsa al sollevamento pesi. Ad esempio, Mark Cuban fa un'ora di cardio al giorno e questo aiuta molto la memoria e anche la concentrazione. Una semplice abitudine che dovreste includere nella vostra giornata se volete diventare persone di successo è la meditazione. Quest'ultima serve per ridurre lo stress e aumentare la memoria. Pensate che gli scienziati hanno dimostrato che questa attività aiuta a rendere anche più forte il sistema immunitario. Per chi non lo sapesse, quasi tutti i miliardari meditano. Ad esempio, Jack Dorsey ha dichiarato di meditare per 30 minuti al giorno, mentre Oprah Winfrey per 40 minuti, con 2 sessioni da 20. Ma davvero svegliarsi la mattina è un segreto per avere successo? La risposta è assolutamente sì. Infatti, per chi non la sapesse, la mattina è quell'arco della giornata in cui il nostro cervello non è stanco, è forte e grazie a questo fattore riusciamo a prendere decisioni migliori. I miliardari nel mondo non sono tantissimi, però sappiate che il 90% di essi si sveglia molto presto la mattina. E per presto non intendo le 9 o le 10. Per esempio Bill Gates si sveglia verso le 5 e mezza e inizia la giornata correndo un po' sul tapis roulant mentre guarda video educativi. Jack Dorsey invece si sveglia alle 5 per meditare e anche lui fa dell'esercizio fisico. Tutti gli investitori miliardari come Charlie Munger o Warren Buffett sono un perfetto esempio di come la lettura li aiutate a giungere al successo. Buffett inizia la sua giornata leggendo dozzine di quotidiani e dedica un'ampia parte della sua giornata al consumo vorace di libri. Ma non è solo. Mark Cuban trascorre fino a 3 ore delle sue giornate a leggere libri di biologia, psicologia ed economia. Bill Gates invece ne legge più di 50 all'anno. Ciò li aiuta a sviluppare una razionalità incredibile e a uscire fuori dalle situazioni più problematiche. Come sappiamo, mangiare troppo cibo spazzatura come il McDonald's oppure troppe merendine fa male e possiamo risentirne negativamente sul nostro fisico, con malattie come diabete, obesità, eccetera. Una dieta sana è fondamentale per tenere sotto controllo i propri livelli di energia e permettere al nostro corpo di assumere le vitamine necessarie al normale funzionamento.
Ad esempio, David Murdoch ha ammesso che la sua dieta è uno dei principali fattori che gli hanno permesso di arrivare lì dov'è. Secondo gli scienziati, grazie alla sua porzione giornaliera di verdure, arriverà anche oltre i 125 anni. Allora, qual è, per fuori, grazie, ovviamente, qual è l'inganno? L'inganno è che tu mediti non per andare oltre, ma per sistemarti qui. Cioè non mediti per affidarti a una volontà superiore, mediti perché c'è la tua volontà di diventare come loro, tra l'altro uguale a qualcuno terribile. E poi notate che la meditazione è presentata come abitudine, anziché un superare le cose che facciamo meccanicamente, senza consapevolezza, lo rendiamo un'abitudine, cioè tu lo fai per abitudine, non per risveglio. Per favore, criticatelo nel senso costruttivo. Socrate diceva che la critica è il fondamento della filosofia, cioè criticando cresciamo, invece la polemica no. Quindi non mi voglio far vedere questo video per dire guarda quanto sono scemi e noi quanto siamo fighi. Vi voglio semplicemente far vedere questo video per accorgervi in voi se c'è qualcosa di questo. Ok? Voi non sapete forse, ci sono grandi maestri che non lo sono affatto, che sono pagati grandi soldi per andare nell'azienda a dire questa immondizia. Insegnano a meditare non per essere veramente creativi, per fare soldi. Capite? E la domanda è, quando l'ha detto il Buddha? Krishnamurti? Gesù? Krishna? Niente. Gurudev? Lao Tse? Niente. Aiman? Esatto. Niente, alla fine dici tutti, poi inizi a andare su quelli del basso livello, l'hanno detto loro. Capito? Perché? La domanda è perché? Attenzione, non perché veramente vogliono vedere il mondo ricco e benestante, ma perché loro così ci fanno i soldi. Vi ricordate gli Yes Men di Jim Carrey? Quando lui alla fine sta col guru e si accorge che non è un guru, no? Bene, vedetelo per favore e con semplicità accorgetevi di quello che si vuole trasmettere, cioè la meditazione per andare oltre, con amore, non finalizzato a diventare ricco, famoso, potente, visto dagli altri. Per esempio io rinuncio a tutto ma divento famoso perché sono famoso, perché ho rinunciato a tutto, il che è la solita gabbia. Per favore tornate a quel sigillo, toglietelo da un rosone d'una chiesa, non toglietelo, lasciatelo lì, ok? È bellissimo. Però tiratelo fuori da quell'architettura, rispettando gli architetti che forse hanno visto poco delle verità spirituali, perché all'università non gli è stato trasmesso questo. Cercate di individuare quel sigillo sacro che è in una persona che porta dall'alto in basso. Porta dall'alto in basso. E come un immigrato, poverino, su un'ottava più alta, usiamoli per imparare qualcosa anche, che va in alto per mandare poi in basso e poi piano piano per portare chi è in basso in alto. Ok? Questo è quello che fa un iniziato. Non sta su un gommone immigrato, non fraintendetemi, ma è il lavoro interiore a cui si dedica. Anche quando non viene capito, anche quando viene deriso, e penso che Gesù sia il più grande esempio di questo, anche quando ha l'impressione che tutto ciò che dice non serve a niente, lui comunque offre e espande. Non perché lo voglia, ma perché qualcosa più grande di lui, di lei, lo spinge a farlo. E non sta a lui sapere cosa, chi, come. Guardate questa immagine. Vi voglio proporre una lettura esoterica diversa da quella che ci è stata sempre trasmessa. Avrete presente il mito greco, no? Ce l'avete presente? Che è Icaro. Icaro, che cosa ci viene insegnato? Io mi ricordo da bambino, no? Ed era sbagliato, cari amici. Che cosa ci viene detto? Icaro ha usato troppo, tu devi volare basso nella vita, ricordatelo, non sei fatto per volare, se ti avvicini troppo al sole, barra verità, verità nel caso delle maestre più illuminate, cioè quasi mai, precipiti, quindi non volare mai troppo alto. E se non fosse così? Se l'insegnamento fosse un altro, perché gli antichi greci ci insegnano cose meravigliose. Ora vi propongo un'interpretazione, cari amici, che non è contraria a quella che vi è stata fatta, ma che vuole semplicemente stimolare un po'. Come si fece Icaro le ali? Ve lo ricordate?
con la cera. Come si leggeva in passato? Lo studioso era circondato da, non occhiali, non c'erano, da candele. Che cosa vuol dire farsi le ali con le cera? Come? Come? No, non ali di luce, ma ali basate su un sapere mentale. Capito? Cioè, con qualcosa che so, non qualcosa che ho sperimentato. Tu direi, ma a me non me l'hanno detta così, ma io lo so. E non ti sto neanche dicendo che è come dico io, perché anche a me me l'hanno detta, non è roba mia. Ti vorrei solo invitare a riflettere su questo. La cera era usata dalle persone che passavano tutto il tempo a leggere. Erano sporchi di cera, la cera colava, non c'erano i portacandele carine, ogni tanto andava pure a fuoco qualche casa, così, no? Però costruirsi le ali con la cera vuol dire una persona che cerca di volare col suo sapere mentale e quindi non potrà fare altro che volare basso. E se si avvicina alla verità reale, non a quella studiata mentalmente, precipiterà. Perché? Perché non è la sua consapevolezza, non è la sua comprensione vera, è il suo studio mentale della verità. Allora precipita. Non perché abbia usato andare in alto, ma perché ha usato gli strumenti sbagliati. La logica, la razionalità, il sapere con cui io costruisco delle finte ali, non sono reali, e si sciolgono al sole. Che cosa vuol dire si sciolgono al sole? Cioè, rimangono tali solo al buio, ma quando uno vede, accende la luce, all'epoca non c'era la lampadina, ok? Quando uno vede le cose alla luce del sole, all'epoca c'era solo la luce del sole, le torce, le cose per vederle bene si mettevano al giorno, al sole, si vedevano di giorno, ok? In Grecia c'è molto sole, no? Le cose si vedevano al sole per vederle bene, perché le candele poi illuminavano male la sera o la notte. Quando venivano messe al sole, si scioglievano quelle ali e non ti potevano più portare in alto e anzi cadevi giù. Lo vedete l'insegnamento completamente diverso da quello che c'è stato fatto? È bellissimo. È non costruirti delle ali di cera col sapere mentale, studiando sui libri delle cose, le devi esperire, sperimentare. Ed è l'opposto delle hai usato troppo, tu sei fatto per non volare, il sole è troppo per te. Mi ricordo una maestra ci fece una filippica, io da bambina ero un po' rompicoglioni, no? E sta cosa che ci diceva che noi non potevamo andare verso il sole, che il sole noi dovevamo stare, ma non era così, io sentivo che era stupido, perché noi siamo esseri di luce, come possiamo non andare al sole se siamo luce? È che non ci possiamo andare con gli strumenti sbagliati, che è la mente logica e razionale. Ed ecco perché io vi invito sempre a non cercare solo di capire le cose soltanto, perché vi state facendo delle ali di cera. Appena le metterai alla verità, un minimo di verità, si scioglieranno e cadrai giù. Bene, non voglio dire altro. Vi invito, con padre Google, come direbbe il grande Ballester, a approfondire un po' la storia di Icaro. Vi accorgete che l'interpretazione un po' melodrammatica della maestra, voi non siete, in realtà non è quella antica. Era un po' la sua interpretazione teatrale, dove era tutta contenta di far sentire i ragazzi un po' sorcetti, perché purtroppo spesso era sorcetta lei. Cioè, non potete usare la vita, non siete fatti per volare, eccetera. Se andate a leggere le parole antiche troverete delle meraviglie che non voglio adesso insistere io nel dire. Vi prego di guardare questo pezzo. Allora, vi prego di vedere questo film da un punto di vista diverso dal solito. Gandalf e Vermilinguo, come si chiama questo? Grimm, sì, ok. Come due lati di noi. Gandalf come lato luminoso, potente. Vermilinguo come la costruzione in cera di una finta verità che manipola una parte di noi, la nostra coscienza, che è Retteoden. Quindi ripeto, Gandalf, l'intuizione, la parte elevata, il triangolo verso l'alto, diciamo così. Vermilinguo, la manipolazione, il notate che fa finta che parli il re, ma in realtà decide lui. E il re come la nostra coscienza. Attenzione bene, guardatelo quindi come dei lati di noi. Mio signore, sta arrivando Gandalf il Grigio. È messaggero di Svettura. La cortesia del tuo palazzo è alquanto diminuita ultimamente. Re Theoden. Non è il benvenuto.
Perché dovrei darti il benvenuto, Gandalf, Corvo Tempesta? Una giusta domanda, mio signore. Tarda è l'ora in cui questo stregone decide di apparire. Lazpel, io lo chiamo. Il malaugurio è un cattivo ospite. Silenzio! Tieni la tua lingua forcuta fra i denti. Non ho attraversato fiamme e morte per scambiare parole inconsulte con un insulso verme. Il bastone. Vi avevo detto di prendere il bastone dello stregone! Theoden! Figlio di Tengel! Troppo a lungo sei rimasto nell'ombra. Io starei fermo se fossi in te. Ascoltami. Io ti libero dall'incantesimo. Non hai alcun potere qui, Gandalf il Grigio. Io ti estirperò, Saruman, come il veleno viene estirpato da una ferita. Aspetta. Se io me ne vado, Theoden morirà. Non hai ucciso me, non ucciderai lui. Rohan è mia. Vattene. Gandalf, respira di nuovo l'aria libera, amico mio. Cupi sono stati di recente i miei sogni. Questo film è bellissimo, è esoterico, e non serve parlarne troppo. Avete visto? È un po' un senso di risveglio, no? Della coscienza, dove il re è, diciamo, la coscienza in noi, smette di essere condizionata dal basso, no? Volevo far vedere quella cosa che Jack aveva messo per sbaglio, Icaro, e quel cartone animale, quel pezzetto. Icaro, il ragazzo che volò, tra parentesi, troppo alto. Così ci vengono dati certi insegnamenti, vedete, volare troppo alto è sbagliato, se no precipiti giù. Questo non è mai stato il senso degli insegnamenti antichi, è un fraintendimento che nel risveglio della nuova coscienza avremo sempre meno. Per ultimo, vorrei farvi vedere un'opera d'arte, aspetta, che secondo me è assolutamente fraintesa. Da poco è uscito un nuovo libro su questo quadro, il più famoso del mondo, in cui si spiega il ponte dietro, che ponte è, e chi si dice che chi probabilmente lei fosse, e che in realtà, io credo, rappresenti un insegnamento completamente diverso da quello che noi intendiamo. Che cosa fa il lato femminile? Domanda. Il lato femminile è un triangolo verso l'alto o verso il basso? Riceve o, diciamo, si arrampica o lascia venire? Una donna
su un'ottava più bassa parlo, partorisce, dà qualcosa, no? Porta giù, dà un bimbo. Un uomo cerca di conquistare, cerca di salire. Quindi la stella di Re Salomone, scusa Jack, può essere vista anche come una fusione tra il maschile che va verso l'alto. Il maschile tende a ritirarsi in un monastero, tende a lasciare tutto, tende a scappare dal mondo, tende a farsi asceta che trascenda tutto. E il femminile, che invece tende a dare, a condividere. Una donna non dà troppa importanza al lato femminile di noi, essere notato, essere bravo, a conquistare, a scalare il K2 e metterci la bandiera per primo. Una donna è più in condivisione, quindi esotericamente è il simbolo del triangolo verso il basso. Quindi la stella di Re Salomone, esotericamente, il sigillo di Re Salomone, può essere visto come una fusione del maschile e del femminile, il che a mio avviso è un insegnamento elevatissimo di Leonardo da Vinci. Sapete che c'è la diatriba su quanto fosse gay Leonardo da Vinci e su quanto questo fosse il suo amante vestito da donna perché gli faceva mettere la parrucca? Ho letto delle cose assurde, no? Eppure che il segreto dei segreti di questo quadro è chi fosse lei. E addirittura quel ponte lì dietro, dove si trovasse, e Leonardo avrebbe lasciato degli indizi per farci trovare il ponte. Ma che è una caccia al tesoro. È possibile che ne abbiamo un pochino frainteso i grandi maestri e il loro messaggio lo trasformiamo in una caccetta al tesoro di un ponte, una stupidaggine, scoprire chi fosse lei in passato. È possibile che fosse un modo per fondere il maschile al femminile e darci l'insegnamento di come in cielo così in terra, portare qui l'illuminazione, la luce, l'amore. Sapete che nell'epoca in cui viviamo e quella in cui staremo per vivere, moltissime anime che non hanno più bisogno di incarnarsi si incarneranno per aiutarci, moltissime. E non staranno a dire, tiè, voi siete ancora incarnati, io ho trasciata incarnazione sulla terra e mo so cazzi vostra. No. Cioè non nutriranno il corpo di dolore falso delle religioni false, ma si incarneranno per aiutarci con amore femminile, la discesa, scendere per noi, scendere per dare, scendere per condividere, come su un'ottava bassa una mamma fa nascere un figlio, così dovrebbe essere, non per tenerselo per sé ma per darlo al mondo, che il figlio arricchisca con le sue qualità il mondo, no? Non se lo tiene per sé, almeno non dovrebbe. Poi le mamme italiane magari in questo sono un po', ma questa è un'altra storia. Qui troviamo, quindi a mio avviso, secondo me, un insegnamento molto più alto di quello che anche il bravo, comunque, Alberto Angela dà nell'ultimo libro sulla Gioconda, secondo me un po' di poche verità esoteriche dentro, in cui Leonardo ci dà un messaggio che sia una fusione tra maschile e femminile, ma non perché c'ha l'amichetto che gli metteva la parrucca e lo eccitava che se vedeva se so tette o un petto maschile, diceva uno, ma... Non ora, mi scusi. Adesso non vorrei fare troppo show, non vorrei fare troppo rumore e cagnara. Non so se sapete che le tradizioni esoteriche dicono che Leonardo da Vinci nelle vite passate è stato San Giovanni e Lao Tse. Potete non crederlo. Ricercate su Padre Google e troverete cose anche interessanti, forse da non credere, però intanto valutatelo. No? Se così è, San Giovanni, l'allievo di Gesù, Lao Tse, il grande maestro della trascendenza del Tao, sarebbe sceso, triangolo femminile, nel Rinascimento per dare la spinta a quello che ci sarebbe servito nell'epoca a venire, anche la nostra, di intelligenza, di apertura. Sapete che Leonardo è l'unico genio che è il più grande pittore e il più grande ingegnere? Nessuno lo è, Van Gogh, Einstein, nessuno lo è. Einstein non è il più grande pittore, Van Gogh non è il più grande scienziato. Bene, se così è, San Giovanni sarebbe sceso, San Giovanni, Lao Tse, eccetera, per dare una spinta evolutiva in un'epoca, il Rinascimento, che ci serviva di più. Allora, se così è, ma poteva essere così dietro all'amichetto, all'amichetta, al quadro che rappresenta le tette sexy che però sono d'un maschietto, ma poteva essere così, se era un grandissimo. E supponiamo che siano sciocchezze, il nostro intento è solo quello di farvi riflettere, darvi degli spunti, non credere delle cose. Che Leonardo in una vita passata sia non è importante, ma può essere che questo quadro che ci attira così tanto, siete mai stati a Lourdes? Ho sbagliato. Siete stati al Louvre? Se siete stati al Louvre, noterete che solo davanti a questo quadro c'è una fila ed è piccolino, c'è gente che dice, io l'ho sentita,
tutta sta fila, sto quadretto. Però è in fila. Perché è in fila? C'hanno caracciolo, giotto, quadri meravigliosi. Perché la gente è in fila davanti a questo quadro? La verità è che la gente non lo sa. La gente è in fila perché sente un'attrazione magnetica. Sente che c'è qualcosa. Non vuole vedere un quadro carino con un sorriso carino. Bene, a mio avviso, e credo che nei secoli a venire la nuova coscienza lo scoprirà, ma non è importante, Leonardo dà un insegnamento elevatissimo che è il sigillo di Salomone, cioè la fusione tra il maschile e il femminile, non intesa come una cosa un po' transessuale, ma intesa come una cosa di transcendenza, non transessualità. Cioè, triangolo in basso, femminile, portare sulla terra, triangolo in alto, trascendere, andare in alto. Solo uomo si chiuderebbe in un tempio quando è spirituale, una sola donna quando è spirituale si darebbe completamente agli altri. L'unione delle due si compie nelle parole del più grande maestro dei maestri: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E Leonardo, a mio avviso, tutti gli esperti d'arte potranno criticarmi e io comunque vorrò loro bene perché il loro lavoro mi piace anche. Ho letto diversi libri su Leonardo e continuano a piacermi, anche se trovo che a volte sono un po' sciocchini, superficiali, perché manca la visione esoterica, no? È possibile che Leonardo dipinge un sorriso poco chiaro, che a mio avviso è il più simile di tutti al sorriso del Buddha. Se avete fatto dei viaggi in Nepal, in India, in Tibet, il sorriso del Buddha è un sorriso delicato, perché non è un sorriso godereccio, non è un sorriso di uno che ha vinto, per tornare alle immagini di prima, e non è il sorriso di uno che gode, godereccio e sta mangiando salame buono, capito? È un sorriso spirituale, di trascendenza, sia del triangolo in basso, sia del triangolo in alto, cioè dell'essere privo di maschilità o femminilità, privo di forma, che è dentro ognuno di noi, e che può essere una forma maschile o femminile, ma che trascende entrambe, e solo lì vi è il sorriso delicato dell'illuminato, che questo, vedete, non è il sorriso di una certa signora che non si sa bene chi fosse, si pensa tra tre persone, che può anche essere, e non dirò di no. Questo è il sorriso dell'illuminato che Leonardo ha dipinto nel Rinascimento in Italia, tra l'altro dipingendolo anni e anni, cambiandolo spesso, come fosse proprio un suo bisogno profondo, no? Non per fare un quadro, no? Sapete che Dalì, Salvador Dalì, spessissimo faceva le tele, le firmava e poi faceva fare il quadro ad altri, no? Perché? Perché i suoi quadri avevano un valore e faceva un sacco di soldi. Cercatelo, lo troverete. Ok, non voglio parlare male, i quadri di Dalì sono anche belli, ma se Leonardo fosse stato così, non sarebbe stato dietro a Gioconda anni, si dice 40 anni, 35 anni, avrebbe fatto altri quadri perché ci guadagnava da ogni quadro. Invece per anni l'ha cambiato, l'ha modificato. Io credo che fosse spiritualmente ossessionato, prendete la parola ossessione per quella che vuole essere, dal cercare di trasmettere qualcosa attraverso questo sorriso, e ogni volta cambiasse i piccoli dettagli nello sguardo e nel sorriso. Ma non perché ora gli ricordava un amichetto o un altro, scusate, è assurdo, ma c'è gente che scrive queste cose, ma per trasmetterci il sorriso che aspetta ognuno di voi, di noi, quando andiamo oltre il maschile e il femminile e quando fondiamo il portare in basso con l'andare in alto, ovvero quel sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno come in cielo così in terra, che ci rende veramente capaci di sintonizzare con una volontà più alta di noi e essere mani in mano, strumenti in mano all'immenso. Vi prego ora di chiudere un attimo gli occhi. Apri gli occhi e poggiali su questo quadro meraviglioso e ricevilo in silenzio, senza concettualizzare come Icaro con le ali di cera. Ricevilo nel silenzio, accoglilo come facendo occhi negli occhi con una persona. Lascialo scendere in pancia. Interiormente ringrazia il grande Leonardo da Vinci, che non è stato solo un grande genio, un grande pittore, un grande artista, un grande scienziato, ma è stato un grande maestro, anche se non l'abbiamo riconosciuto. E attraverso un'opera meravigliosa come questa, andando oltre l'opera stessa,
si risale all'insegnamento segreto, occulto, nascosto, che semplicemente non era adatto al livello di coscienza della sua epoca, ma che inizia a essere adatto nell'emergere della nuova coscienza. Ecco, non so chi ha messo qui questo bel Buddha, e mi sembra sia un Buddha questo, sì, e vi volevo far notare la similitudine tra questo sorriso e quel sorriso. Ovviamente sono culture diverse, no? Dobbiamo anche accettare che siano modi di dipingere, di trasmettere qualcosa, però forse chi l'ha appeso qui non sapeva di questo parallelo, e vi vorrei far notare la bellezza del sorriso mistico, del sorriso dell'iniziato che Leonardo ha dipinto sul volto della Gioconda e che noi speriamo si dipinga sempre più sui volti di ognuno di noi. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta.